Siamo per collegarci con Carmelo Barbagallo, che è il coordinatore regionale USB Vigile del Fuoco non Sicilia. Ci si riesce. Allora, stiamo provando. Non ci si riesce. Perché ci vorremmo collegare con lui? Perché lo facciamo dopo, perché all'attenzione vorremmo portare una serie di problemi che riguardano proprio i vigili del fuoco. E bravi, bravi, finché spegnono gli incendi, però lavorano. L'abbiamo visto anche a Roma, difficili. Ultimamente a Roma ci sono tanti roghi, anche l'altro ieri io non ho respirato perché abito vicino a, sì, all'Aurelia, dove macello, è scoppiato un incendio enorme, le persone sono state evacuate ed è stato uno dei tanti incendi. Chi hanno evacuato? Hanno evacuato un sacco di persone. Anche te, dico, no? No, io no. Ah, no, però era irrespirabile l'aria, tant'è. Poi dal territorio, vediamo. Diciamo vediamo. Non riusciamo a metterci in contatto con Barbagallo? Ci siamo riusciti? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Ah, eccolo. Salutiamo. E noi vogliamo presentarlo così, dai, su inno. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco. Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco. Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco. Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha ed è vero. Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale del sindacato USB Vigili del Fuoco Sicilia, in collegamento con noi. Ciao Carmelo, ben ritrovato, buon pomeriggio. Buongiorno e ben ritrovati a voi e buona estate, inizio estate. Gianluca Fabi, siamo ciao in Carmelo, due. Ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Ennesimo appello, noi da quanti anni ci sentiamo Carmelo? Da tanti anni. Un bel pezzo. Ma gliela date la divisa onoraria Emanuela Valente? Ci sono le donne nel corpo dei vigili del fuoco? Ci sono. Ci sono le donne. Sta crescendo il numero delle donne. Non sono in politica, cresce. Vero. Allora, ennesimo appello, perché noi ci sentiamo ormai da tanti anni e l'appello ogni estate è sempre la stessa, anche durante l'anno, però d'estate si fa ancora più accorato, visto quello anche che stiamo, a cui stiamo assistendo. I roghi e mancano i sommozzatori in Sicilia, un po' dappertutto, però in Sicilia in particolare, ed è una contraddizione. Insomma, raccontaci le criticità a cui tu a gran voce cerchi di porre fine. Ti sei appellato anche al Presidente della Repubblica? Sì, diciamo che ormai il discorso è monotematico, parliamo quasi sempre delle stesse cose, però diciamo che se non si interviene, così come sta accadendo anche a Roma con i rifiuti, con gli incendi boschivi, in tutto il territorio c'è una criticità indifferente, sovraccarico di lavoro abnorme, i prezzi e le economie distribuite per i vigili del fuoco rimangono tali e diciamo che la tutela sulla salute rimane sempre invariata. Cioè non vengono riconosciute delle malattie sul lavoro. Io penso professionali, a quello che brucia, diciamo, vi respirate il mondo. È l'impossibile. No, sul respirare è relativo. Diciamo sì e diciamo no, perché avete ci sono le maschere per poter fronteggiare, sì, però se tu fai un intervento che si protrae per giorni e giorni, si rischia di andare a inalare la sostanza tossica o la diossina della spazzatura o in mezzo a quello che c'è alle steppaglie, perché ti capita, anche gli indumenti stessi non è che tu li sostituisci immediatamente, certo. Traspira la pelle, traspirano i TP e negli anni poi si ripercuote sulla tua salute. Quando si va poi in pensione, tantissimi sono i colleghi che si ammalano di mesotelioma oppure di aritmia cardiaca, si soffre di aritmia cardiaca, e questo chiediamo che venga riconosciuto, oltre alla tutela assicurativa sia per gli autisti, per i qualificati, una tutela completa anche per i vigili del fuoco quando si fanno male, perché se tu stai male intanto ti anticipi le spese e poi magari poi te le restituiscono con una quota parte. Tanto questa è una cosa che noi chiediamo da anni. Oltre a questo, la distribuzione dei fondi che erano messi a disposizione, che sono attualmente spariti, non si sa che fine hanno fatto, che aspettiamo che vengano elargite a tutti i vigili del fuoco. Nel frattempo lavoriamo, si raddoppiano i turni sempre con lo stesso personale, siamo sempre meno, gli interventi aumentano. In Sicilia ti dico soltanto che nel territorio di Catania in una settimana abbiamo fatto 1.000 interventi che si fanno in un mese, perciò figurati la mole di lavoro qual è. Ieri si è rischiato che si bruciassero abitazioni, sono dovute evacuare palazzine per gli incendi delle steppaglie. Ovviamente l'incuria c'è, se non si curano i giardini, se non si cura la steppaglia, sicuramente può accadere questo, pertanto la prevenzione e la messa in sicurezza dei territori sicuramente è importante. E c'è una lista di precari lunghissima, Carmelo.
Sì, assolutamente sì, la procedura speciale che si è rallentata a causa del Covid sta pian pianino ripartendo, ma non sono state recuperate i due anni della pandemia. Io racconto sempre la storia, tu quanto tempo sei stato precario? Racconta. Io 13 anni, 13 anni. Sono c'è stato gente precario. Da 20 anni è precaria. Anche più. Ora anche più. Precario che significa? Che viene rinnovato allora, il contratto anno dopo anno? So, è una trafila, all'epoca c'erano gli ausiliari all'interno del Corpo Nazionale, oppure si faceva un corso per volontario e venivano richiamati per tappare i buchi ad esigenza, ad esempio periodi estivi, periodi invernali dove mancava personale, c'erano questi richiami per colmare le carenze. Sono state eliminate totalmente e si è creata una falla non indifferente, circa 8.000 carenze in tutta Italia, e da qui a qualche anno andranno in pensione altri 4.000. Carmelo, sai dove vedo io il problema nel Corpo dei Vigili del Fuoco? Sì. Ovviamente uso la parola problema, ma problema non è, che poi voi alla fine del lavoro lo portate a casa. Sì. Cioè, capito, lavorate in queste condizioni con i precari che ovviamente insomma sono sempre lavoratori, non dico demotivati, ma sempre così, che ci stanno, non ci stanno, non sanno bene qual è il loro futuro, comunque sotto organico, però voi cioè, scoppia l'incendio, quello più grave, quello più piccolo, la signora che rimane chiusa dentro, gatto sull'albero, al grande incendio, sì. Appunto, come dicevo, il lavoro poi lo porta. Forse è un po' questo, no? La vostra efficienza, la vostra dedizione, tutto sommato fa dire vabbè, ma poi alla fine se la cavano, no? Un po' anche come le altre. Sì, abbiamo una barzelletta, quella dell'asino, noi dice ogni un asino che lo caricavo dice all'infinito. Poi mi è morto, cigno poverino, come ti è morto quest'asino? Noi dice l'abbiamo abituato senza mangiare. È normale, l'ho abituato senza mangiare, prima o poi carichi, prima o poi quello ti muore, è normale, no? Con noi cercano di fare così. E ti dico un aneddoto, l'altro giorno un collega è andato in pensione, proprio va in pensione dopodomani, ha fatto l'ultimo turno di notte ed è stato in prima linea perché non c'era personale. Io sono rientrato dalle ferie e sono andato a ricoprire una mancanza che c'era a 40 km dalla mia sede abituale. Questo è quello che sta accadendo, tutte le sedi sono sottodimensionate, addirittura chiudiamo caserme in questo periodo. Da luglio poi possibilmente autorizzano lo straordinario per richiamare qualcuno che è in recupero perché ti obbligano a stare a casa perché spori l'orario e invece di darti i soldi ti danno due turni di ferie, no? Perché siccome ne guadagniamo troppi dici stati a casa, dici, vabbè, sta a così casa. Almeno non sforiamo il vostro budget milionario, no? E questo è, ci sono 40 milioni di euro che devono essere distribuiti ai Vigili del Fuoco, metteteli sulla tutela legale, sui notturni, sui festivi, che prendiamo un euro l'ora per i festivi, cioè non ci sono per noi Natali, non c'è Capodanno, non c'è festa, noi lavoriamo H24, non tutti i giorni, giusto, però siamo sempre di servizio, se tu chiami Vigili del Fuoco non è che per Natale sono chiusi, ci sono Vigili del Fuoco che lavorano per Natale e noi guadagniamo 10 euro in più per Natale, e questo è quanto, no? Cioè, magari mettessero su questi fondi sugli straordinari, sui notturni, sui festivi, come fanno per gli altri organi dello Stato, no? Ma io mi accorgo sempre quando vi ho il piacere di avervi in trasmissione, perché nel momento in cui c'è una tragedia voi arrivate lì sempre puntuali, poi si spengono i riflettori e tornate ai vostri problemi. Tu come dici sempre, così ci salutiamo, meno medaglie e più rispetto. Poi purtroppo le tragedie le abbiamo vissute anche sulle nostre spalle in questi anni, tantissimi colleghi sono morti, un ricordo particolare va a loro, e su questo ribadisco alla politica di fare meno chiacchiere e dare più rispetto ai soccorritori e alla popolazione, perché se non ci sono soccorritori la popolazione rischia di più. Carmelo, grazie, tanto ci sentiremo presto. Grazie a Carmelo Barbagallo, coordinatore grazie regionale del sindacato USB Vigili del Fuoco Sicilia. Radio Cusano.